stato un incontro cordiale con la vicepresidente e anche alla presenza di tutto il nuovo consiglio d'amministrazione di Vigneto Toscana. Siamo voluti andare numerosi per dimostrare qual è il nostro stile, cioè quello di impegnarsi personalmente e di mettere la faccia in tutto quello che facciamo. Come facciamo regolarmente nelle nostre aziende, nelle nostre vigne, abbiamo così voluto presentarci anche alla vicepresidente della regione. Vigneto Toscano è oggi un'associazione che racchiude 114 aziende, oltre 2000 ettari di vigneto e sta muovendo i primi passi nell'ambito di progettualità che hanno a che vedere con l'innovazione tecnologica, con la ricerca scientifica e anche nel provare a dare voce a quella viticoltura che a volte ha perso la centralità, secondo noi, all'interno della regione toscana. Quindi spostare il punto di vista dalla filiera alla produzione è quello che abbiamo raccontato alla vicepresidente Saccardi. Quello che vogliamo fare infatti è impegnarci a tutto tondo per mettere a disposizione delle imprese vitivinicole associate la possibilità di dare voce alle loro esigenze, dalla promozione alla ricerca, ma anche una politica di gestione delle denominazioni e della filiera che risponda in maniera più efficiente e efficace alle nostre istanze.